Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla parte numero 34 del Display Anepic. Non vedo l'ora di andare avanti e vedere se quello spirito si. Se già quello spirito di luce viene considerato libero oppure solo perché ho lasciato la stanza lo hanno ucciso gli altri. In teoria no. Quindi. Come ho già detto nella parte scorsa, secondo me quello spirito di luce diventa un pet. Comunque io ancora non ho trovato né un amuleto nero né il Necronomicon, e ho esplorato praticamente tutte le catacombe e non ho neanche trovato il boss, questa è la parte bella. Ho esplorato tutto, non ha senso ciò che sta succedendo. Derp. Quello è stupido. Ah, è vero, piace questa stanza. Wow. Muori, oh. Comunque, la parte scorsa è stata epica. Cioè, non so voi, ma per me è stata epica. Dai, 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 dai. E se andassimo giù stavolta? Vabbè, prima andiamo a vedere quella cosa dello spirito di luce. Sì, è ancora vivo. Cosa? Come ha fatto a vedermi? Non ha senso. Quindi mi devo fare strada fra tutti quei cosi? No. Non ho tipo una pozione dell'invisibilità. Ti prego. C'è quel corpo etereo. Forza dell'onno. Ma basta. C'è quello di velocità però, eh. C'è quello di velocità. Mamma, però questa è immunità fisica. Ok. Ok. Però sono carine in effetti queste cose qui, solo che non saprei quando usarle. Minchia? Ne ho quattro, forse. No, che figata, io forse uso quella. E poi con potente golem d'acciaio. Q2? Io provo a usare questa, perché mi riesce a carcano. Vediamo cosa succede. Pff, non toglie un cazzo. Vabbè, ne ho altre tre. La voce che fa quando usa la pergamena è bellissima, comunque. Derp! Worth! Mamma mia! Naruto! Dai, figa. Non ne ho più. E tolgono troppo quelle cose che spawnano il fuoco. Io ho paura che il coso. Che il golem d'acciaio non ci passi per so di sotto. Vabbè. Ehi. Aspetto. Hai tutto il tempo che vuoi. Imbecille. Derp. Non c'è il passaggio segreto qua, no? Derp. Come giocare i nemici. No, baitare, non giocare. Le juke. Ah, mica lo ammazzo direttamente con una. Sono debolissimi, allora. Spirito di luce, sei libero! L'ho raccolto come un oggetto epico. Ve l'ho detto che è un pet. Lanciare di luce contro non morti. Può essere ferito solo da attacchi magici. Dio. Segna tasto rapido al posto della piantina, che non mi serve un cazzo qua. Ciao! Andiamo, io ti ho salvato la vita. Piacere, Daniel. Siamo a quasi 5 minuti. Ora devo andare dall'altra parte. Non ho più cose. Non ho più essenze per curarmi. Adesso sto piangendo. Non ho sentito, ma sto piangendo. Fiume di sangue? Ma che
cazzo? Che succede se ci entro? Allora, prima do una bella esplorata a tutto il resto del castello. Cioè, del castello delle catacombe, volevo dire. Perché non è possibile che non abbia controllato né il Necronomicon, né gli amuleti neri, né il boss. Non è possibile. Quindi aspettiamo l'ascensore. La 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 la. Dai, vieni. Oh, eccolo lì. Bastardo! Dai. Oh. Oggi dovrei aspettare l'ascensore. Cioè, sono epic, intendo. E poi lì come si scende? Bam. Ascensore. Eccoli. Perfetto. Allora, di qua c'è la scatola. E va bene, mi serve Necronomicon qua. Poi a destra cosa c'era? C'era una stanza che non avevo esplorato però, eh. In basso a destra non c'ero andato, perché avevo cagato. Perché ero prudente. Mamma mia, lo spirito della luce! Bam, lo spirito della luce! Aia, aia. Oh, uè. Basta. Dem spirito della luce. Qua c'era. Ah sì, bene. Ma sì, dai, ti aiuto. Bastardo! Pugnale penetrante. Beh, scontato, un po' tutti i pugnali dovrebbero essere penetranti. Vendicati, spirito. E ho P lo spirito con i teschi, ma l'avevo detto che c'era un modo più semplice per affrontarli. Prendo lo spirito della luce. Ok, come scendo? Ah, bisogna entrare da sotto, bene. Ho sprecato tempo. Tanto anche. Però ho potuto mettere a prova l'opita di questo champion, sì, certo, lol. Di questo spirito. Cioè, ci sono 70 occhi e due scheletri, mi bersaglio lo scheletro. Ma è molto intelligente Daniel, l'ho sempre detto io. Vai, spirito arcano, vai! Bam, la wombo combo. Dovete morire! Teschio? Ma cosa? Perché non è nel mio inventario? Non è nel mio inventario. L'ho raccolto ma non è nel mio inventario. C'è qualcosa che non va. Questo mi preoccupa seriamente, eh. Cioè, ho raccolto un oggetto ma non è nel mio inventario. E poi perché cosa mi servirebbe un teschio? Vabbè, non importa. Andiamo giù. YOLO.
Ok, perfetto, perfetto, non potevo atterrare in un punto migliore. Sei un angelo, spirito di luce, veramente. Mi hai salvato la vita, praticamente. Cioè, in realtà mi hai salvato soltanto molti, molti HP, però. Vabbè, qua è un negozio, cazzo me ne frega. Andiamo a destra. L'avevo esplorato. Cioè, le luci sono accese, ma lì c'è una porta. Oh, grande, me ne ero accorto. C'era un tasca davanti. Vai, spirito della luce. Derp. Mamma mia, il pelo proprio. Allora, adesso bisogna scendere con tempismo. Tipo, ora. No, scherzo. Ladro del cazzo. Non posso neanche fermarlo. Wow, l'ha schivata. No, gli ho tolto 666 di vita. Wow, l'ha schivata. Qua c'ero stato, cosa c'è qua? Ah, forse c'era Dio. Sì, qua c'è Dio. Ok. Cosa più inquietante di questo mondo, però. È stranissimo dire qua c'è Dio, ma cosa? Comunque, assolutamente devo andarmi a comprare delle essenze verdi. Devo ricordarmi dov'è il negozio che vende le essenze. Perché non me lo ricordo qual è. Forse nella libreria. Non lo so. Dove andare in giro con così poca vita? Ma sì, dai. Oh, guarda chi c'è. A sinistra! Ok, era un chiaro segno questo. Yeah, non siamo neanche 14 minuti. Mi sembra di fare una parte eterna. Adesso mi metto a piangere finché non trovo il Necronomicon. Giù. Oh, le juke. Aia. Ah, sì, ciao. Qui. Niente segnalare. C'è una co cosa che porta su. Muoviti, muoviti, muoviti! Aia. Aiuto! Wow! Cazzo! Basta!
Quindi, se ci pensate, abbiamo ucciso l'assassino di Zera. Solo ora mi rendo conto di ciò che abbiamo fatto. Fighissimo. Una scintilla di vita, bella. Ti ho rotto le palle. Cazzo, cazzo. Cos'è? Ma sono aumentato di livello, figo. Morite! Allora, personaggio. Spade, asce, pugnali, costituzione e un punto da decidere ancora. Ma io ho tipo 600 di vita, fighissima sta cosa. Cioè non ci sto più nella barra. Io non ho ancora capito. Non mi ricordo mai qual è il livello massimo di questo gioco. Vado sempre a cercarlo su internet, ma poi quando trovo la risposta non me la ricordo mai. Ma comunque deve essere qualcosa di altissimo, se non ricordo male. Lassù c'è una porta. Cazzo! Sì, ma hai trovato le palle. Oh, affanculo, io non vi uccido. Sono trovato le palle. Vabbè, te, voi vi uccido. Dai! Ah, finita l'energia, cazzo. Questo è un problema, perché non è che le cure. Sei figo. Avanza! Oh. Caricati. Mamma, le combo. Ah, questa è l'entrata del mausoleo magno. Grandi necromanti. Ah, sì, qua Zera ci aveva detto di non entrare, però io sono un uomo molto prudente e ho deciso di non entrare. Quanto siamo? Dici? Sì, ma io non ho vita. No, non ho vita, non posso rischiare così. A parte che io cazzo mi devo ricordare dove fica quel negozio con le essenze. Quasi quasi me lo cerco su internet. Boh, vabbè, no, intanto andiamo avanti. Ero tentato di stoppare il video, andare a cercare su internet, andarmi a comprare e poi riprendere il video, però, cioè no. Allora, di quanto dobbiamo scendere? Di 2. Ok, qua. Nope. Da adesso proprio speedrun. Freghiamoci. Ah, a parte che non c'è nessuno, uè. Dai, veloci, veloci, perché si spawnano i mostri. Perché non so se va a tempo la cosa. Sicuramente non troviamo tutti. Dove stiamo andando? No. Sicuramente non troviamo tutti i cosi, gli amuleti in questa parte. Mazza da guerra, mi dici, eh? L'ennesima mazza da guerra. Namo. Dai, stavolta sono carico. Sì, ma non ci sono luci qua. Inquietante. Juke. Andiamo a sinistra prima. Ok, andiamo a destra. Ah! Forse aveva ragione Zera. Profanando le tombe si cazzano gli spiriti. Dio, non ho più spazio per correre.
Ma basta, continua a togliere 666, non può essere un caso. Ah, quanti? Sì, no, sono troppi. Qua ci muoio. No, no. Ragazzi, hanno messo troppi mostri. Come cazzo fa uno a farcela? Ma ti fanno uscire 5-6 scheletri alla volta? Ah, ok, mo non escono mostri. Uè. Dove sono? Vabbè, mo ci muoio. Vabbè, ma questo spirito attacca troppo lentamente. Cioè, ci mette troppo tempo per un incantesimo. Mia, sono già 20 minuti. Arriviamo sempre a 20 minuti nel momento più bello. Vabbè, prendo questo muletto e poi scappo. Ah, ok, no, scappo adesso. Ci vediamo alla prossima parte del Spell di Anepix. Se vi è piaciuto, cliccate un pollice in giù, 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 un pollice